quanti cambiamenti possono intervenire in una vita e quanto lontano possono portarci dal punto di partenza. Ma indipendentemente da dove ci troviamo, casa è quel luogo che Dio ha preparato per noi. Oggi con noi c'è Arnaud, benvenuto Arnaud e grazie per aver accettato l'invito. Vi ringrazio anche per l'invito. È bello averti qui per ascoltare la tua storia, come abbiamo detto nell'introduzione, una storia che parla di tanti cambiamenti e anche tante, diciamo, collocazioni geografiche, perché nella tua vita ti sei spostato in molti posti, però poi a un certo punto ti sei fermato lì dove hai trovato il Signore. Ritrovato, possiamo dire, ma vogliamo sentire la storia direttamente dalla tua voce, quindi io ti chiederei di cominciare a presentarti e a raccontarci chi sei, partendo proprio dai primi anni della tua vita. Direi che i primi anni della mia vita sono stati veramente belli, perché sono nato da una mamma cristiana. Dico da una mamma perché il mio padre è morto a tre anni, quando avevo 3 anni, e quindi non ho conosciuto la sensazione di avere sempre il padre vicino, quindi. Però la chiesa è stato, diciamo, il mio rifugio, e perché avendo vissuto tutti i primi anni della mia infanzia in chiesa, grazie al Signore e a mia madre che ci portava sempre, mi sono, diciamo, dimenticato di non avere un padre. E grazie al Signore anche ho conosciuto una chiesa che è vivente, cioè una chiesa che si dava da fare anche, e essendo inserito nel gruppo giovanile di quella chiesa, ho vissuto, diciamo, i momenti belli della mia vita fino all'età di 17-18 anni. Si può dire quindi che sei cresciuto nella chiesa? Sì, sono cresciuto nella chiesa, perché tutto il mio percorso è sempre stato con la chiesa. Come una grande famiglia che ti ha avvolto fin dalla tua fanciullezza, sì, sì. E hai detto fino all'età di 17-18 anni. Sì. Poi che cosa è cambiato? Che cosa è successo? Diciamo che il fatto di passare dall'età di adolescenza ai primi anni della gioventù è stato difficile per me, perché mi sentivo dentro di cercare qualcosa di nuovo, di imparare un po' dal mondo esterno, no? Cioè, perché vedevo sti amici a scuola, perché gli ultimi 2 anni della scuola secondaria ho iniziato a avvicinarmi un po' di più agli amici di scuola che non erano cristiani, ma mi facevano vedere cose talmente belle che ho detto: non ho mai visto sta cosa, vorrei anche imparare a fare questo, a vivere questo. E così ho iniziato piano piano a allontanarmi dai fratelli della chiesa e dalla chiesa. Quindi è stato, sì, possiamo dire, l'anno, il periodo in cui ti sei staccato, sì, l'anno del distacco, del il distacco, periodo del distacco, sì, dalla famiglia che il Signore ti aveva messo intorno, che ti aveva avvolto fino a quel periodo. Questo è stato il primo cambiamento, diciamo, della, sì, tua vita. Ce ne sono stati altri? Sì, il secondo cambiamento, che è praticamente il passo successivo a questo primo cambiamento, è quello in cui praticamente dopo la maturità, vedendo che tutti i miei amici della scuola, no, andavano fuori a studiare, tutto quanto, fuori dalla nazione, ho iniziato a sentirmi da solo, perché non vivevo più le stesse cose, cioè quando parlo di cose, musica, ballo, discoteche, andare fuori a divertirsi, quindi non li vivevo più perché non c'erano più. Allora ho pensato che anch'io voglio uscire, voglio
diciamo, vivere ancora qualcosa di, di diverso e magari fuori la nazione, perché la nazione iniziava, cioè diciamo, il mio cerchio abituale diventava un po' più piccolo, quindi volevo ingrandirlo Volevi allargare i e tuoi allargare orizzonti. effettivamente. E quindi sei partito, l'occasione è stata quella degli studi, Sì, immagino. sì. E dove sei andato? Dove... Allora, come prima esperienza all'estero, c'è Cipro, dove ho fatto 3 anni e mezzo di studio. È stata anche lì una bella esperienza, ma comunque non sempre vicino al Signore, perché ormai ero già un po' fuori, quindi l'unica cosa che mi interessava era studiare e divertirmi con altri amici che avevo incontrato lì, quindi era diciamo, un ciclo che andava avanti tutti quegli anni. Quindi, cioè, grazie al Signore non ho avuto problemi cioè, nella mia vita, ma sentivo comunque che nonostante tutto c'era una mancanza. Il vuoto Il rimaneva. vuoto rimaneva, diciamo, sì. Però non sapevo, cioè non riuscivo a capire praticamente perché mi sentivo così, cioè vuoto dentro di me, ma andavo avanti, cioè. Quali erano i tuoi pensieri, il tuo stato d'animo riguardo a questa insoddisfazione? Ma il mio stato d'anima è che non c'era niente di quello che facevo che mi dava felicità, perché la felicità si fermava quando ero con loro e poi dopo. E rimanevo allo stato di boh, cioè, dopo che fai? Dopo che c'è? Devi dormire, devi andare a studiare, devi lavorare, cioè, devi faticare nella vita. Quindi non sentivo che qualcosa mancava, diciamo, qualcosa dentro di me, qualcosa che mi dava, cioè, più felicità, più gioia di vivere, insomma, così è andato. E poi la tua vita ha di nuovo cambiato, diciamo, collocazione geografica, come dicevamo prima, ti sei di nuovo Sì, trasferito. questo è uno dei, non so se direi dei miei peccati personali, perché mi piace cambiare, mi piace vivere cose nuove, mi piace scoprire, no? E quindi dopo 3 anni e mezzo, avendo finito il primo ciclo universitario lì, Cipro è un paese abbastanza piccolo, no? Cioè, quindi avevo già vissuto tutti i bei momenti di quel paese, dal nord a sud conoscevo già quasi tutti i posti perché giravo abbastanza, e quindi ho iniziato a pensare che anche il paese è piccolo, quindi devo andare un po' oltre. E E mi così è sono, stato. sì, ho deciso poi di fare una richiesta sempre per fare l'università in Italia, e è stato accolto, allora mi sono spostato in Italia. E quindi sei arrivato qui nel nostro paese per motivi di studio, Sì. all'università hai detto, e trovandoti in Italia un giorno succede qualcosa durante il tuo percorso di studi, qualcosa che non riguarda gli studi, però in questo ambiente universitario vieni raggiunto da una voce fuori dal coro, possiamo dire. Sì. Cosa succede? Raccontacelo tu. Cioè, inizio dicendo che quando sono arrivato in Italia, ho vissuto con dei parenti, un cugino che non era cristiano, quindi comunque la mia vita da peccatore continuava ad andare avanti, perché avevo il cugino che mi spingeva anche a Ti fare mi supportava sopportavo in quella in quella traiettoria. traiettoria, sì. E, bah, conoscendo il mio cugino, mi sentivo, ritrovavo comunque una sorta di gioia, no? Perché comunque eravamo sempre insieme, cioè tornavamo a casa, eravamo sempre insieme, quindi cioè, in quel momento mi sono dimenticato proprio che c'era sempre quel vuoto dentro di me e sono andato avanti. E poi è successo che dopo 1 anno e mezzo in Italia, mentre ero nella mensa universitaria, c'era questa sorella, veramente, che
mi osservava, cioè tutto il tempo, perché anche lei era studente, però era cristiana e veramente aveva una fede, veramente una grande fede. E mi osservava e a un certo punto, un giorno, si avvicina a me mentre mangiavo e mi chiede: mi posso sedere? Detto sì. In realtà ci vedevamo ogni tanto e ci salutavamo perché eravamo della stessa nazione, no? Però io non ne essendo più quel cristiano che ero nel passato, lei non si avvicinava, io nemmeno, quindi perché lei era nella sua zona, nella sua area e non volendo troppo entrare, e io nemmeno perché tanto avevo già i miei amici. Quindi diciamo che si è avvicinata e a un certo punto mi dice: ti osservo da un bel po' di tempo e mi rendo conto che ha bisogno di ritrovare i tuoi passi. Ho È detto: stata comunque una molto è coraggiosa, molto coraggiosa. perché lei non apparteneva al tuo contesto, nonostante No. foste tutti e due studenti e provenivate dallo stesso Sì. paese, però tu non appartenevi neanche alla sua Neanche alla comfort sua. Sì, zone, quindi infatti. lei è uscita un po' dal suo guscio perché ha sentito di doverti dire queste parole e le vogliamo ripetere. Cos'è che ti ha detto esattamente? Sento Sento che hai bisogno ritrovare i di tuoi passi. ritrovare i tuoi passi, così mi ha detto. Cioè, non ho capito subito fin quando mi ha detto: ti osservo da un bel po' di tempo e mi rendo conto che tu sei stato un cristiano e ti sei allontanato. Di là, cioè, ho sentito qualcosa tipo come un fuoco salire dentro di me e dirmi: cioè, è vero, come l'ha saputo? Come l'ha saputo? Come sa che ero cristiano? Perché non abbiamo mai parlato. E di là capisce che il Signore usa le persone veramente per farti aprire gli occhi. È così. Perché? Che cambiamento hanno portato quelle parole, quel momento così particolare, così sopra le righe, potremmo dire, nella tua vita? È stato un grande cambiamento. Cioè, per quale motivo? Perché da quel momento non ero più lo stesso, perché ho iniziato a capire che ero veramente nel peccato e ho bisogno di cambiamento. Non ti so spiegare per quale motivo, ma lo sentivo proprio dentro di me e sembrava che quel vuoto che ogni tanto lo se sentivo iniziava a riempirsi. Iniziava a riempirsi. Allora, tornavo a casa. Non parlavo più così tanto con mio cugino perché ogni volta passavamo la notte a parlare di qua e di là. Oh, hai visto quella ragazza? Hai visto? Cioè, no, erano i nostri discorsi. Però anche lui si è reso conto che dopo quel momento, cioè, quando iniziava questi discorsi, la mia testa era da un'altra parte perché iniziavo a pensare un po' a me, a quello che ho fatto tutti questi anni. Il tuo Il mio percorso. percorso, sì, e mi rendevo conto che sono stato un cristiano e mi sono allontanato. C'è stato un momento in cui hai preso una decisione di tornare sui tuoi passi, di tornare, per così dire, alla casa del Padre, quindi di tornare al Signore. Sì, dopo qualche giorno a, diciamo, rilavorare su quelle parole di questa sorella, l'ho cercata di nuovo a mensa, nella mensa universitaria, e ovviamente l'ho detto: guarda, hai ragione, perché ci ho pensato tutto questo tempo dopo quello che mi hai detto, e veramente vorrei anch'io ripartire. E allora quello che ha fatto è invitarmi nella chiesa evangelica, era la chiesa Adi anche, e mi ha invitato una domenica al culto e così sono andato. E da quel momento ho iniziato, tutte le domeniche ci andavo. E da quel momento anche ho iniziato piano piano a allontanarmi un po' da questa vita
da peccatore. È stato un po' difficile perché comunque avevo il mio cugino vicino, quindi cioè, dover sempre dirgli no, questo qua non lo posso più fare, non lo devo più fare, È era comunque un legame molto... molto forte Sì, perché è era una anche un persona a legame molto cui forte, sì. vuoi bene, quindi Sì. bisognava diventare forti. Oggi sono passati diversi anni, hai un lavoro, il tuo percorso di studi è finito, almeno per adesso è finito, hai un buon lavoro, hai una famiglia, una bellissima figlia. Se guardi a domani, dal punto in cui sei arrivato, guardi al tuo passato e guardi al tuo futuro, quale diresti che è stato il cambiamento maggiore nella tua vita? Da Oh, quando proprio. hai conosciuto il Signore, da quando sei tornato a Lui? Da quando ho conosciuto il Signore, il cambiamento maggiore nella mia vita è conoscere mia moglie, perché grazie a lei anche ho capito che comunque insieme siamo vincitori in Gesù, perché dove non arrivo lei mi sostiene, dove lei non arriva io la sostengo. E così la mia vita iniziava a prendere un senso. Poi con l'arrivo di mia figlia è stata un'altra grande gioia nella mia vita. E adesso prendere questa responsabilità per me è una gioia con il Signore vicino a me. Cioè, sento che non devo o non posso più allontanarmi dal Signore perché ho bisogno di Lui per, diciamo, mettere tutti i pezzi insieme, diciamo. Certo, e infatti è così, la cosa bella che abbiamo ascoltato nel sentire la tua storia è proprio vedere come a non distogliere mai lo sguardo da te è stato proprio il Sì. Signore. Non era tanto quella ragazza, quella sorella che ti osservava, ma piuttosto il Signore Il nel Signore. corso di tutti i tuoi anni, di tutta la tua vita. Sì. Ma io direi anche, cioè, se posso anche raccontare un po' la storia di come ho conosciuto la mia moglie e come ho deciso di sposarla, cioè, è stato anche un percorso nella mia vita perché comunque ho perso tanti dei miei amici perché il fatto di non essere più nello stesso ambiente oppure vivere le stesse cose, però... Grazie al Signore ho scelto questa strada. E siamo sicuri che nel futuro il Signore continuerà ad E accompagnarti. sta continuando. Grazie per averci raccontato in parte quella che è la tua storia. Sicuramente sarà di incoraggiamento anche per chi ci sta guardando, perché qualunque sia il punto in cui ti trovi, qualunque siano stati i cambiamenti, gli spostamenti della tua vita, sia fisici sia no, il Signore non ha mai distolto il suo sguardo dalla tua vita. Il Signore è pronto per intervenire, è pronto perché tutto ancora oggi può cambiare.